Buongiorno a tutti gli amici di Sciappare, siamo qui a registrare questo video analisi partita di Roma Milan che si giocherà stasera alle 8 e mezza. Che devo dire? Permetto di incominciare che un pochino non sono ottimista per stasera perché non so, sa che la Roma ha perso 7-1 contro la Fiorentina e ha voglia di riscattarsi, di rifarsi dopo questa brutta partita in Coppa Italia da parte della Roma. Sa che in Milan sia in un momento di vera forma, magari non riesce a sfruttare questo momento a favore per il risultato, quindi con questo vorrei un po' di pessimismo. Ci potrebbe stare che magari un passo passo la Roma, però proprio oggi è importante vincere per i 3 punti che ci confermerebbero al quarto posto, visto che la Sampdoria, se non sbaglio, ha perso contro il Napoli, sì, e che in caso di vittoria noi andremo a 7 punti o 4 punti lontani della Sampdoria, quindi il Milan confermerebbe molto più saldo il quarto posto. Io devo dire che la Roma può pure vincere questa partita, dipende da molti fattori. Se hanno dimenticato la brutta prestazione della Coppa Italia contro la Fiorentina, persa 7-1, e hanno veramente la voglia, essendo con la voglia di fare bene stasera, altrimenti Milan potrebbe pure vincere la partita, pure oggi. All'andata abbiamo vinto 1-0. Gol al 90° di Cutrone, e ci siamo portati 3 punti a Milano. Vediamo stasera. La formazione ora ve la posso pure leggere, che prima parto con quella della Roma che fa il 4-2-3-1 con Orsi in porta, Santon, Facchio, Manolas, Kolarov in difesa, centrocampo abbiamo De Rossi, Pellegrini e poi Florenzi nel centrocampo, poi Zaniolo e Sarabia, Dzeko in attacco. Devo dire una bella formazione poi per la Roma, confermato il titolare Zaniolo che in questo momento è in un gran periodo di forma, un gran giocatore di prospetto, un giovanissimo, forse se non fosse pure sicuro uno dei migliori acquisti che hanno fatto in questa stagione la Roma. Il Milan si presenta così col 4-3-3, bella tattica pure Milan, bella formazione Milan, con Donnarumma in porta, Calabria, Rodriguez, i due terzini, la coppia difensiva di Musacchio e Romagnoli, e così va bene. Poi a centrocampo confermati che Scipa, Bakayoko, Paquetá, in attacco laterale abbiamo Suso, Calhanoglu e Piontek, la prima punta Piontek. Quindi una formazione che devo dire buona, che è quella che fa giocare e esprimere meglio il Milan. Con Higuaín l'attacco a due non era assolutamente bene, non ha fatto molti risultati in Milan. Non so con Piontek come andrebbero le cose, però in questo momento è meglio utilizzare il 4-3-3 che Milan, i giocatori già conoscono e forse sono riusciti a trovare un'idea di gioco bella, buona per Milan, però siamo al quarto posto. È meglio non cambiare questo modulo. Devo dire, io ripeto che sono un pochino negativo e che pessimista per stasera, ma io spero che il Milan ci sorprenda e ci fa un mi sorprenda soprattutto a me e fa la vittoria che magari altri si aspettano, anche se alcuni magari come me non l'aspettano la vittoria stasera. Spero che vada in positivo la partita stasera, non bene o male, forse vi invito a mettere un mi piace, condividete e commentate quello che pensate della partita di stasera e
e soprattutto iscrivetevi sul canale YouTube se ancora non l'avete fatto, su Instagram e Facebook, e vi troverete i link in tutto in descrizione. E ci vediamo al prossimo video, che sarà il post partita di Roma Mia. Ciao a tutti.